In questo video parlo della carne di suino. Un suino può arrivare a vivere fino a 10-15 anni, ma entro l'anno di vita viene macellato. Questa è una confezione di prosciutto crudo, questa è una confezione di Wuster. Per arrivare a questi due prodotti, che cosa c'è dietro? La prossima volta che comprate un prodotto a base di carne di suino, fateci caso. Sull'etichetta non c'è scritto il tipo di razza utilizzata, semplicemente perché la normativa europea sull'etichettatura non lo richiede. L'unico modo per capire quale tipo di razza di suino è utilizzata per un certo tipo di prodotto è quella di prendere i disciplinari. I disciplinari sono delle indicazioni a cui i produttori di certi tipi di alimenti devono attenersi per fare i prodotti. Ma i disciplinari non tutti i prodotti alimentari ce l'hanno. Prima però un passo indietro. Vi siete mai chiesti com'è possibile avere tutta questa quantità di carne? Se ci fate caso, c'è abbondanza di carne ovunque, dai ristoranti ai fast food ai supermercati. C'è un prezzo per l'ambiente, in quanto la produzione di carne a livello industriale non è sostenibile. Il paradosso è che tutto questo serve per mantenere bassi i prezzi dei prodotti. L'industria alimentare, per reggere la produzione, ha quindi selezionato, nel corso di decine di anni, alcuni tipi di razze di suino. In termini tecnici si parla di razze migliorate. Oggi le razze più utilizzate principalmente negli allevamenti intensivi sono tre. Si chiamano Large White, Landrace e Duroc. E sono proprio queste tre razze ad essere le più utilizzate per fare i prodotti alimentari con carne di suino. Queste razze migliorate, in un periodo che va dalla nascita alla macellazione, generalmente dai 7 ai 9 mesi di vita, raggiungono pesi come 160 kg. Una crescita veloce, efficiente, il tutto in pochi mesi di vita, grazie ai mangimi, alla selezione genetica, agli allevamenti intensivi. Una selezione che ha portato ad avere dei suini con più carne da ottenere in tempi più rapidi. Una maggiore trasparenza verso il consumatore, per indicargli anche che tipo di razza di suino è stata utilizzata per un certo tipo di prodotto, non sarebbe male.